Dottoressa, nelle donne migranti è possibile indicare la percentuale dell'interruzione volontaria di gravidanza? Sì, più che dare una percentuale mi sembra utile dire in che misura contribuiscono a questo tipo di accesso ai nostri servizi sanitari rispetto alle donne italiane. Sono circa un terzo ormai a livello nazionale, ma esistono luoghi, soprattutto nelle regioni a forte pressione migratoria come il Veneto, la regione Lombardia, dove addirittura l'accesso agli ospedali per la richiesta di interruzione volontaria delle donne immigrate raggiunge il 50-60% rispetto a quelle italiane. Un dato che è stato in ascesa dagli anni 2000, quando è iniziata la migrazione importante per l'Italia, ma che per fortuna negli ultimi 2 anni non ha avuto l'aumento che ha avuto negli anni precedenti, e dopo aver raggiunto una specie di plateau rispetto all'accesso per questa motivazione, nell'ultimo anno addirittura vediamo che c'è una lieve diminuzione dei numeri di interruzione volontaria di gravidanza rispetto agli anni precedenti. In questo senso rimane però lo stesso un momento sanitario in cui bisogna intervenire soprattutto per un discorso di prevenzione. Quale problema pone a livello medico l'IVG nelle donne che non si rivolgono alle strutture ospedaliere? Sicuramente il fenomeno dell'aborto clandestino è un fenomeno che abbiamo avuto anche noi in Italia prima della legge 194, vale a dire nel 1978, ed è stato uno dei motivi per cui la società civile ha spinto e poi è stata fatta questa legge per non solo arrivare a produrre, incentivare una maternità consapevole, ma per eliminare i danni medici che possono provenire da un aborto clandestino, che sono infezioni e problemi di emorragie che si possono creare nel momento in cui una donna non si rivolge alle strutture sanitarie e procede a un aborto fatto da sé. Quindi questi, diciamo, tutti i danni medici che avevamo visto nelle donne italiane prima degli anni 70 lo possiamo aspettarci, ce lo aspettiamo e lo vediamo già nell'arrivo nei nostri pronti soccorsi di emorragie da sospetto aborto spontaneo, ma che in effetti sono emorragie da aborto procurato in luoghi non sanitari. Questo succede non solo perché le donne straniere vogliono fare un aborto clandestino, molte volte non sanno che esiste una legge, non sanno i termini di legge, provengono da paesi dove l'aborto è illegale e che non è permesso. Quindi in questo senso il fatto di aumentare l'informazione nelle comunità delle donne straniere e dare facilità all'accesso alle nostre strutture che assistono tutte, italiane e straniere, su questa tematica ci pare un punto importante, anche questo nel senso della prevenzione. Quali sono le motivazioni per un IVG? Gravidanza inaspettata, mancanza di strutture a supporto, inadeguatezza delle modalità di prevenzione? Ma direi che ci sono vari fattori. In realtà delle ricerche che sono state fatte all'Istituto Superiore di Sanità in questi anni, in generale sulle motivazioni e su anche altre notizie sull'accesso di queste donne ai nostri servizi, dicono che le donne immigrate scelgono l'interruzione di gravidanza spesso perché ragioni economiche, quindi socio-economiche, quindi la sfera della povertà che spesso appartiene a queste categorie di persone, e perché hanno già avuto altri figli, molte volte nei loro paesi, e mi riferisco soprattutto a quella fetta di migrazione sola femminile che è aumentata molto in questi anni, quella che proviene dall'est, Romania, Moldova, Ucraina, che sono le nostre badanti, che vengono qui con una famiglia là già strutturata, con figli già fatti. Il problema è che qui molto spesso, in una solitudine affettiva, col lavoro molto segregante che loro fanno, vanno incontro a incontri che a volte poi sfociano in una gravidanza indesiderata. Quindi spesso in realtà sono il fatto che loro hanno già altri figli e che hanno problemi economici che li fa scegliere per non poter continuare la gravidanza che incontrano in modo involontario.